Dio corrisponde. Nel messaggio per la Quaresima 2015 che Papa Francesco ha lanciato l'iniziativa 24 ore per il Signore, un'iniziativa che venne già tenuta con grande successo lo scorso anno e che il Papa auspica si celebri in tutta la Chiesa anche a livello diocesano nei giorni 13 e 14 marzo. Nel suo messaggio Papa Francesco scrive che anche come singoli abbiamo la tentazione dell'indifferenza. Siamo saturi di notizie e immagini sconvolgenti che ci narrano la sofferenza umana e sentiamo nel medesimo tempo tutta la nostra incapacità di intervenire. Che cosa fare per non lasciarci assorbire da questa spirale di spavento e di impotenza, chiede il Papa? Rispondendo che, in primo luogo, possiamo pregare nella comunione della Chiesa terrena. Non trascuriamo la forza della preghiera di tanti, è stata l'esortazione del Papa, per un invito che è stato raccolto dalla diocesi di Pistoia, che sulla base dell'indicazione di Papa Francesco e del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, ripropone dunque il 13 e 14 prossimi la 24 ore per il Signore, che si svolgerà con il coordinamento dell'ufficio liturgico diocesano nella Basilica Cattedrale di San Zeno. Dio ricco di misericordia, il tema dell'iniziativa che in Duomo prenderà il via alle ore 17 di venerdì pomeriggio per concludersi alla stessa ora di sabato, offrendo a chiunque vorrà l'opportunità di fermarsi un momento, a qualsiasi ora, in adorazione e preghiere, di accostarsi al sacramento della riconciliazione. Porte aperte in San Zeno, dunque, anche di notte per la non stop di preghiera.